siamo fatti così. Cinematograficamente parlando, io stamattina sono indeciso fra La bella addormentata nel bosco, Insonnia d'amore senza amore o La bella e la bestia, dove io faccio la bestia. Tania Cariani, buongiorno. Ti ringrazio per il ruolo della bella, ma in questo momento mi sento più La bella addormentata nel bosco. Va bene, e allora qua ci urge un principe. Amiche e amici di Caffè Italia, questa è Siamo fatti così. Arriviamo il venerdì mattina alle 10, in replica lo stesso giorno alle 18, e tutto il nostro percorso con la dottoressa Tania Cariani, www.taniacariani.it, sull'intelligenza emotiva ve lo proponiamo sempre là per voi sul podcast e sul canale YouTube. Le due citazioni cinematografiche non sono frutto di una notte trascorsa male, ma sono un modo per introdurre il tema che svilupperemo con Tania Cariani già a partire da subito, da questa puntata, perché oggi parliamo di sonno. Tania, a te. Grazie caro, sì, sarà anche un po' perché il passaggio, no? La primavera si dice, da un lato ci risveglia, ma dall'altro, non so se capita anche a te, no? Aumenta una certa sonnolenza, che già, cioè, viene dai mesi invernali in cui magari uno tende a essere un po' più addormentato tra virgolette cause del freddo, no? Ma la primavera comunque almeno a me un po' lo porta, no? Questo senso di volermi addormentare magari in un prato, in un parco. Ma io penso che ogni cambio di stagione sia quello dalla stagione più fredda a quella più calda e poi il suo opposto vadano a cambiare qualcosa nel nostro metabolismo. Poi la primavera da sempre si sa, si caratterizza per questa sonnolenza. Con questa estrema variabilità del clima, poi abbiamo anche l'entrata e l'ingresso dall'autunno e verso la primavera e viceversa sprombattuto, quindi immaginiamoci, no? Esatto. Allora, andiamo così un po' a raccontare, no? Che cosa succede, perché il sonno è così importante. Allora, lo sappiamo tutti, no? Si dice che dormire bene, dormire al giusto, lo sappiamo perché ce ne accorgiamo poi quando facciamo le cose, ma ci sono dei motivi, come sempre la natura non fa mai le cose a casaccio, no? Ci sono dei motivi molto importanti per cui è importante il sonno, il dormire, e soprattutto perché il nostro cervello, ricordiamoci, è un organo e quindi si comporta nel corpo come tale, no? Con dei bisogni. E caro Dario, un bisogno importantissimo per il cervello è quello di fare pulizia. Cosa vuol dire? Wash up. Sì, no, ma proprio la ramazza. Cioè, stiamo proprio parlando dello spazzettone, la ramazza, l'aspirapolvere. E questo per dire, noi allora sappiamo che dormire è importante perché si sa che aumenta le nostre prestazioni cognitive, aumenta la capacità della memoria intesa come memorizzare e riprendere dati mnemonici, eccetera, no? Ma come al solito i ricercatori si fanno le domande e dicono, vabbè, ma se fossero solo queste due cose qua, e se pensiamo a quanto tempo noi in fondo dormiamo, che non è poco se dormissimo come dovremmo, la natura non ci sembra che abbia fatto una gran bella cosa, perché quando noi dormiamo siamo vulnerabili. Ora, noi ora dormiamo in una casa mediamente o comunque in luoghi riparati, ma se pensiamo comunque ai nostri progenitori, è chiaro che
il tempo passato a dormire era un tempo in cui il pericolo era molto elevato, no? Ovviamente, e quindi si sono chiesti, va bene, ma come mai la natura ha scelto questo processo e a cosa serve, no? Fare questa cosa, perché è così importante, tanto da far rischiare addirittura di essere prede, no? di qualcuno. In realtà, se ci pensi anche nella nostra società, pensando adesso nel momento del sonno, ahimè, a me non è successo, ma conosco diverse persone qui, sono entrate in casa i ladri proprio nella notte, e a volte sfruttando il sonno già esistente, a volte facendo addormentare le persone, no? Quindi in effetti è un momento pericoloso per l'essere umano. E allora perché è così tanto importante? Beh, il motivo per cui è così tanto importante, uno dei due motivi, è proprio perché le cellule del cervello, come tutte le cellule del nostro corpo, producono rifiuti, no, lavorano e producono dei rifiuti. Ma cosa succede? Questi rifiuti non vengono portati via, come succede in tutto il resto del corpo, normalmente da quello che è chiamato il sistema linfatico, no? Quindi prende, pulisce in continuazione, tutto finisce poi nel sangue, viene filtrato e bla bla bla, no? In realtà nel cervello rimane tutto lì, perché c'è una barriera che non fa passare agevolmente il liquido nel quale è immerso il cervello, e quindi questa pulizia non si può fare. E quindi cosa succede in realtà mentre noi dormiamo? Che il cervello fa un lavorio di pulizia pazzesco. E tra l'altro, perché non lo può fare anche durante il giorno? Perché richiede un sacco di energia. E allora il cervello ha fatto un po' sulla bilancia, ha detto, vabbè, devo mettere tutta questa energia per pulire, posso anche stare sveglio, allerta, a fare altre cose? No, non ce la posso fare, si è detto. E quindi in realtà una grandissima importanza del sonno è il discorso di togliere le tossine che circolano, e lo fa con un sistema molto particolare che ha perfino un nome. Siccome il resto del corpo si chiama sistema linfatico, nel cervello l'hanno chiamato sistema glinfatico. Tanto per complicarci la vita con queste glinfatico viene da, ci sono dei motivi specifici, ma non sto a entrare in questo dettaglio. Per il momento sappi questo, che abbiamo questo sistema. Come ho sentito dire da un bambino in risposta a una frase tipo per il momento sappi questo, adesso lo sappio. E quindi un bambino delizioso. Allora, Tania Cariani, lo dicevamo già l'altra volta, ha imparato che quando si alza la base, esatto, siamo prossimi all'andare in pausa. Io al rientro, Tania, racconterò uno dei miei soliti piccoli aneddoti, proprio per agevolarti nella prosecuzione della tua storia, la storia che Tania Cariani ci sta raccontando oggi. Non stiamo scoprendo l'acqua calda, perché si potrebbe dire, stiamo parlando del sonno, che vuoi che sia, ma lo so che devo dormire. No, perché i risvolti sono veramente tanti, e di questo e molto altro riguardo al sonno continueremo a parlare su Caffè Italia. Siamo fatti così, fra un minuto. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Siamo fatti così. E siamo fatti così con Tania Cariani e Dario Albertini. Stiamo cercando di coinvolgervi in una conversazione sul sonno, non semplicemente sul ho bisogno di dormire, ma su cosa ci sta dietro e su come fare per agevolarlo quel sonno. Avevo detto, Tania, che avrei raccontato una cosa. Sono curiosa. C'è un giochino che io faccio quasi tutte le notti, ma soprattutto in quelle notti in cui davvero, sapete come si dice, conta le pecore. Io non sono mai riuscito ad addormentarmi contando le pecore. Invece, grazie a questo giochino, riesco effettivamente a fare quello che Tania Cariani diceva prima della pausa, a sgombrare la mente. Mi immagino bambino fra i banchi della scuola elementare, con lo sguardo alla lavagna, e sulla lavagna ci sono scritti tutti i miei pensieri, tutte le mie attività del giorno, e immagino la maestra che mi dica: Albertini, vieni a cancellare la lavagna. Quanto mi piaceva cancellare la lavagna, Tania, quando ero bambino. E io immagino di prendere questo cassino in mano e cominciare a cancellare. Beh, sai, Tania, che la mente mi si svuota davvero? Guarda, di fatto tu stai immaginando quello che poi il cervello, mentre noi dormiamo, fa. E cosa fa? Cancella lo sporco e cancella anche delle parti. E prima ti dicevano, si tratta proprio di portare via tutte le tossine che vengono prodotte. E avviene un fenomeno incredibile. Il cervello occupa tutto lo spazio, no, della scatola cranica, e quindi uno dice: come fa no, sto liquido a girare per fargli fare la doccia? Beh, le cellule, i dendriti, i neuroni, scusami, praticamente è come se si restringessero, cioè come se il nostro cervello, si restringe un po' per fare spazio a questo liquido, in modo che possa passare bene dappertutto e pulire. E ti assicuro che è una sensazione stranissima che noi non sentiamo perché avviene dormendo. Ma io una volta ho fatto un trattamento da un osteopata che aveva deciso di farmi il risciacquo, la doccia del cervello, e bene, me l'ha stimolato. Ti assicuro, Dario, è stata una sensazione pazzesca, indescrivibile, non te la posso descrivere perché veramente è stata stranissima. Ma tu immagina quante cose noi crediamo, no? Crediamo che il cervello si spenga, che ci sia questa cosa dei sogni, ma che è tutta una roba, no, un po' strana, che non si sa. In realtà succedono delle cose fisiche e meccaniche incredibili. E quindi, da un lato abbiamo il cervello che si restringe un po' e viene questa doccia che porta via tutte le proteine tossiche, tra cui una molto importante che si chiama beta-amilasi. E la beta-amilasi sembra essere correlata addirittura, beta-amiloide si chiama, sembra essere correlata a un rischio di contrarre il morbo d'Alzheimer. Quindi, anche pensando alla nostra salute del cervello nel futuro, questo, diciamo, sciacquare da questa tossicità è estremamente importante, fondamentale. La seconda cosa che avviene, e che ne avevo già parlato quando ho parlato degli adolescenti, ma in realtà continua a avvenire anche poi dopo negli anni, quello che avevo chiamato la potatura. Cosa succede? Dopo, diciamo, è sempre una questione di pulizia, no? Solo che in questo caso è fare riordino, un po' come il libro di quella giapponese che propone il riordino degli armadi, no? Che dice: guarda tutto quello che c'è e butta via senza nessuna tristezza quello che non ti serve più. Beh, ogni notte noi facciamo questa cosa, e cosa fa il cervello? Controlla tutte le strade che sono percorse. Quindi cosa vuol dire? Le famose sinapsi. Perché noi, quando impariamo qualcosa, no, non è altro che questa rete immensa che si crea, no? Si riducono le cellule, ma ogni cellula fa
una miriade di contatti sinaptici, ma non potrebbe andare all'infinito, perché di nuovo il cervello sta dentro un osso molto duro, e quindi a meno che diventare come quei alieni di Mars Attack, quelli che avevano il cervello nella capsula di vetro, e noi a un certo momento non potremmo più imparare niente. E quindi cosa fa? Controlla quali sono, diciamo, i percorsi più usati e li tiene, e controlla quelli che stiamo usando meno e fa questa potatura, stacca proprio dei rami, taglia dei rami, libera delle sinapsi. E questo cosa permette di fare? Di avere nuovo spazio e nuove possibilità per imparare cose nuove che altrimenti non potremmo fare. Questa cosa avviene nel periodo del, diciamo, passaggio dall'infanzia all'adolescenza all'adulto in modo veramente eclatante e enorme, ma rimane nel tempo, perché noi continuiamo ad apprendere. Poi, se parliamo di questa società, che è una società che ci mette sempre molto in gioco, no? Nel cambiamento, nell'imparare cose nuove, beh, non avremmo abbastanza spazio, non potenzialità, ma spazio. E quindi altro che avere il cervello in stand-by mentre dormiamo, in realtà c'è un lavorio molto energetico, pazzesco, che serve proprio per toglierci lo sporco, quindi tutte quelle proteine che non farebbero lavorare bene le cellule, e fare spazio. Allora facciamo un paragone, e mi è venuto in mente adesso, che probabilmente aiuterà soprattutto gli smanettoni al PC, e le smanettone ovviamente, come me. Nelle utilità dei nostri computer ci sono due funzioni affascinanti. Una è la pulizia disco, e il disco cos'è? È il cervello del PC. E l'altra è la deframmentazione. Cosa significa? Noi pensiamo a volte, apriamo Word, computer, aprimi Word, e Word ha la scatoletta con Word, ti apro Word. Non è esattamente così. Con l'uso, il computer cosa fa? Per gestire meglio, secondo lui, la sua memoria, spezzetta tutti i nostri programmi in un certo modo. Ma quando questo spezzettamento e sparpagliamento di tutti questi programmi in giro per il computer è eccessivo, ecco che il cervello del computer rallenta. E allora cosa dobbiamo fare? Si può fare tranquillamente senza mettere a rischio nulla. Noi dobbiamo fare queste due attività, la pulizia disco e la deframmentazione. Me l'hai fatta venire in mente tu, Tania, questa cosa? Ecco, vedi, io non ci sarei mai potuto arrivare, perché non ho la più pallida idea. Perché il computer poi ha sonno e... mentre noi abbiamo la fase REM del sonno, il PC va in crisi di RAM. Ah, vedi. Vedi le assonanze. Mi è piaciuta questa cosa. Quindi, in pratica, è corretto il paragone? Fa questo il cervello? Assolutamente, è correttissimo. Tant'è che, in ogni caso, quello che succede un po' nei PC va un po' a mimare, no? Quello che... fa il nostro cervello, tante cose le fa più veloci, sicuramente al momento non ha le abilità di apprendimento, cosa che in realtà con l'intelligenza artificiale questa cosa sta avanzando a grandi passi, no? Sì. Ma è quello che di fatto succede. Quindi, se noi non dormiamo, adesso ti racconto esatto. Che cosa succede, ma anche se dormiamo troppo, che non va bene neanche quello. E ne parleremo nella terza parte con Tania Cariani, che mi ha fatto venire in mente un film bellissimo. Ve lo cito soltanto e poi andiamo in pausa: L'uomo bicentenario, con Robin Williams, è di qualche anno fa, andatelo a vedere. Siamo fatti così, Caffè Italia, torniamo fra un minuto. Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie.
Siamo fatti così. Caffè Italia, siamo fatti così. Tania Cariani, Dario Albertini, è un dilemma. Troppo sonno o poco sonno? Tania. Esatto. In realtà, come tante cose, c'è il giusto sonno. È quel periodo di ore che necessitiamo affinché appunto il cervello possa sfruttare tutta l'energia possibile per fare queste due funzioni di pulizia e riordino. Questo soprattutto perché non solo fa in modo che i nostri ricordi si, come dire, si mettano in ordine, no? Si solidifichino. Mi viene sempre in mente quell'armadio della, non mi viene in mente la scrittrice, no? Del potere del riordino, no? Ma anche si prepara al giorno successivo, perché con tutto bello pulito può far sì di immagazzinare quello che arriva nel giorno dopo. E in particolare, va bene, posso, una cosa che penso sia veramente provata da tutti è che poco sonno, poca attenzione. E qui credo che il crollo sui banchi di scuola in epoca adolescenziale o nelle superiori, dai, sia capitato tantissimo, quantomeno quello anche da adulti dopo qualche notte brava. Esattamente, anzi da adulti ne basta una di notte brava. E quindi decisamente, insomma, si sa anche come gli incidenti accadono per poca attenzione, soprattutto quando c'è deprivazione del sonno, e quindi questo, diciamo, è sotto l'occhio di tutti. Ma hanno misurato anche come funziona il sonno con la memoria e hanno fatto uno studio, perché durante il sonno immagazziniamo i ricordi e possiamo anche recuperarli. Questo studio cosa hanno fatto? Hanno preso delle persone e hanno visto che i partecipanti a cui veniva dato un nuovo compito, i partecipanti che dormivano dopo aver imparato questa cosa nuova, il giorno dopo erano in grado di fare questo compito in maniera molto più agevole e ricordarlo molto meglio rispetto a chi non aveva dormito. Quindi anche come adulti, proprio in un mondo in cui ogni 3x2 nelle aziende ti chiedono di imparare cose nuove, provate a pensare a quanto è importante immediatamente dopo aver fatto magari un corso, aver imparato una cosa, dormire bene per qualche notte, perché questa cosa aiuterà a apprendere bene e avere pronto poi quello che devo fare. Quindi sonno e memoria vanno a braccetto. Ma la cosa più sconcertante in realtà, perché forse un legame così diretto non siamo così abituati a vederlo, la mancanza di sonno può compromettere anche la nostra capacità di decidere. Quindi diventiamo molto più impulsivi, si prendono decisioni avventate, sai, anche qua quando si dice dormici sopra. Eh sì, certo. C'è un suo perché. Dormici sopra, ma dormici veramente. E quello che hanno visto anche qua in un altro studio, che le persone che dormono non adeguatamente diventano veramente, hanno la decisione facile. E tra l'altro hanno anche visto che questo induce a dei comportamenti più a rischio, cioè la decisione non solo è impulsiva, ma siamo più portati a non valutare bene i rischi. Questo perché c'è un'attività di tutti i meccanismi di ricompensa del cervello, no? E quindi la mancanza di sonno fa sì che siamo più portati a questa cosa e a essere più inclini a fare cose avventate. Quindi non è solo una questione di essere impulsivi e decidere magari d'impulso qualcosa, che può non inficiare la nostra vita, ma anzi possiamo addirittura cadere in attività a rischio come il gioco d'azzardo piuttosto che altre cose, perché è come se il cervello fosse un po' iperattivo, no? Quindi ha bisogno sempre di stimoli. Quindi
Diventa veramente importante capire che se io devo prendere una decisione, devo fare un compito, devo prestare attenzione a qualcosa, il cervello deve essere pronto e pulito. Non è un caso, Sì. non è un caso che anche in un mondo del trasporto aereo dove gli automatismi a bordo degli aerei sono dominanti, ci sia il minimo di ore di sonno senza il quale un equipaggio non parte. Certamente, certamente. È un'attività che forse è un po' sottovalutata in questo momento storico, no? In cui bisogna essere tutti sempre un po' attivi. E poi, come abbiamo parlato in qualche puntata fa, no? L'eterna connessione, passiamo le notti connessi o a leggere informazioni. Questo è un carico pazzesco, ovviamente, per il nostro cervello che continua quel lavorio senza potersi assolutamente ripulire. E allora, quali sono queste ore di sonno? E beh, dall'età adulta fino a quando la scampiamo, diciamo così, non voglio mettere limiti alla provvidenza, anche se con l'età anziana si dice che si riduce il sonno, ma non lo so, Ma sono qui, ma qui forte. nei nostri studi anziani non ce ne sono, No, quindi non ce ne sono, ma gli anziani che conosco io dormono. Dormono sogni pacifici. Beh, comunque, per l'adulto, diciamo, dall'età, diciamo, dopo l'adolescenza in poi, le 7-8 ore di sonno ci vogliono proprio. 7-8 ore sono importanti perché in questo periodo noi abbiamo anche quel sonno profondo che ci permette di fare tutte queste cose, e se non si dorme abbastanza, l'impatto è veramente devastante. Sai che c'era, mi auguro non ci sia più, ma c'era una famosa tortura, no? Della deprivazione del E sonno. come? Ma pare che da Perché qualche parte si usi ancora. sì, rende proprio pazzi, perché il fatto di non dormire non ti dà solo quello che abbiamo detto prima, no? Il fatto che non ti concentri, il fatto che non impari più È in niente. uso Certo, in taluni regimi e anche in qualche setta religiosa questa cosa. questo non lo sapevo. Ma in realtà che cosa succede? Succede anche nella normale, diciamo, insonnia che più o meno potremmo avere noi. E non riesci più a prendere decisioni, e guarda che questo può provocare cattivo umore, irritabilità. D'altro canto, se non si è dormito bene, si arriva in ufficio e cosa sono le prime cose che si dicono? Guarda, lasciami stare che non ho dormito stanotte, no? Eh sì. Quindi assolutamente. Inoltre, tutto questo può portare ad ansia, anche alcune patologie, addirittura infarto, ictus, ipertensione, insomma, tutte quelle malattie tipiche dello stress. Tani, abbiamo meno di 2 minuti invece per l'esatto opposto. Esatto, ma in realtà l'esatto opposto, te la faccio molto semplice. Per assurdo, andando a dormire oltre da 9 ore in più in avanti, quello a cui si va incontro è un rischio di insorgenza di demenza senile e tutte le patologie un po' correlate, no? Come il morbo di Alzheimer. Che uno dice: ma come, non mi hai appena detto che lavava la proteina beta-amiloide? Beh, dopo un tot, in realtà, finisce lo sciacquio, questa proteina si accumula e insomma può creare dei danni correlati a questo tipo di patologie. Quindi, mai come in questa cosa, la giusta misura, esattamente quella, è veramente fondamentale. Quindi, quegli sbalzi che facciamo noi, magari non dormi per un poco, per un po' di notte, poi ti fai tutto il weekend a dormire, sono devastanti. Sono veramente devastanti. Il corpo magari un po' si riprende, è vero, ma il cervello è come aver fatto una festa in casa per 3 giorni e poi in realtà lasciare tutto lì. Ecco.
lasciare tutto lì che non si pulisce, ma poi si risporca, ma poi insomma non fa per niente bene. Noi dobbiamo andare, Tania, non a dormire perché è presto, però dobbiamo andare. Guarda, magari la prossima volta parliamo di una cosa estremamente interessante che è il pisolino. Il pisolino? Il mio amico divano, sì. La copertina, vabbè. Anche d'estate il pisolino va fatto con la copertina. Sempre, la copertina di Linus per il pisolino, magari leggerina, però serve. Allora, se volete provare anche voi l'effetto Rovazzi, sapete che Rovazzi è testimonial di un integratore, va in buca, di grande campione, no, ha soltanto dormito meglio, guardate che è vero, e di tutto questo abbiamo parlato e continueremo a parlare, perché ci manca il pisolino, siamo curiosi, con Tania Cariani. Ciao Tania, alla prossima settimana. Ciao caro Dario. Tutte le competenze della dottoressa Tania Cariani e i suoi percorsi di formazione per lo sviluppo personale, per la vita delle aziende, sul sito www.taniacariani.it, e invece caffeitaliaradio.com è il sito di tutto, dove trovate tutto ciò, oltre Siamo Fatti Così, che rientra nel nome storie, quelle storie che vi raccontiamo sempre, le storie che nascono nei risvolti dell'intelligenza emotiva, ve le raccontiamo il venerdì alle 10 e poi quando volete voi sul podcast qui su Caffè Italia. Tania Cariani e Dario Albertini, che vi ringrazia per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana.